Ciao pietruccose e pietruccosi, benvenuti sott'acqua. Indossate le cuffie per godere appieno di questa esperienza virtuale. Cattura subito la mia attenzione una donzella pavonina che si muove velocemente, ma che riesco a riprendere dopo vari tentativi andati a vuoto. Ha dei colori molto vivaci e un temperamento curioso. Il fondale roccioso e in parte sabbioso riflette un colore verde smeraldo da lasciare chiunque incantato. Lo smeraldo, dopo tutto, è associato all'elemento acqua. Nell'antica Grecia era la pietra dedicata alla dea Afrodite, simbolo di femminilità. I romani ritenevano che lo smeraldo avesse un effetto benefico per la vista. Le persone affini a questa pietra sono consapevoli di ciò che desiderano. Non si arrendono e guardano avanti con rinnovata forza. Questa pietra incarna la pazienza e l'amore incondizionato. Un numeroso gruppo di monachelle nuotano tutte nella stessa direzione. La calma del mare oggi è davvero sorprendente. Le previsioni davano temporali violenti, eppure il sole è splendido e non soffia tanto vento. Desideravo molto venire a trovare questo luogo stamattina, e questo è un chiaro segno che non tutto è prevedibile. L'energia dei desideri è più potente della scienza. L'acqua tiepida mi avvolge in un abbraccio, facendomi sentire a casa. Un'accoglienza così è davvero confortevole. Un solitario esemplare di tordo pavone scava i sedimenti sabbiosi depositati sulle rocce. Muove la pinna caudale in un modo singolare. È bellissimo. La natura lo ha dipinto proprio bene. Un piccolo sarago fasciato. Un tordo pavone. Una donzella pavonina. Laggiù. Niente di più bello al mondo che osservare la vita manifestarsi davanti a me. Quanti piccoli pesci intersecano le loro rotte nella loro vita di esploratori. Questa dimensione mi affascina e incuriosisce sempre più. Grazie per la visione. Questo video fa parte di una raccolta che trovi nell'info box. Se sei nuovo o nuova, iscriviti. Lasciami un like di supporto se il video ti è piaciuto. Alla prossima, su Angela Pietrucco.